Bene, passiamo adesso all'oggetto numero 101. Si tratta di una interrogazione presentata dal vicepresidente Guasticchi e rivolta all'assessore Cecchini. Emergenza odori sgradevoli a Calzolaro di Umberto. Prego, consigliere, prego vicepresidente Guasticchi. Sì, grazie Presidente. Allora, questa interrogazione che è stata fatta diversi giorni fa e che è ovviamente pur sempre tardiva rispetto ad un problema serissimo che riguarda la comunità di Calzolaro di Umberti, ed è una frazione che deve convivere oramai da anni con la presenza di forti odori sgradevoli derivanti dalla lavorazione di materiali di rifiuti, inizialmente una tipologia legata solo a certi alimenti come cioccolata, come panettoni, poi per quello che riguarda la prima autorizzazione, per poi entrare in lavorazione con materiali che ovviamente stanno determinando il problema di cui oggi andiamo a trattare. Per correttezza, noi avevamo anche ipotizzato la discussione, la trattazione con motivazione di urgenza di un ordine del giorno firmato da me, dal consigliere Solinas e dal consigliere Mancini. Poi, ovviamente, in fase di valutazione all'interno della conferenza dei capigruppo, allargata della presidenza, allargata ai capigruppo, si è fatta una valutazione tecnica, nel senso che questa è una sessione ordinaria, per cui si sarebbe rinviato al prossimo Consiglio la discussione dell'ordine del giorno. Nulla di strano se non ci fosse però in realtà una esigenza temporale, cioè il fatto che da qui a 20 giorni si concluderebbero i lavori della commissione che dovrà decidere. La conferenza dei servizi che dovrà decidere su eventuali ulteriori autorizzazioni da rilasciare a tale azienda. Quindi l'invito immediato, dopo anche la lettura di questa interrogazione, è quello di accelerare i lavori della commissione per far sì che la discussione di questo ordine del giorno avvenga velocemente e prima della scadenza, prima della convocazione della commissione della conferenza di servizi. Per quello che riguarda invece l'interrogazione, ritengo sia doveroso e importante leggerla perché, tra l'altro, all'interno ci sono alcuni elementi, alcuni indizi, al di là della tecnicità e dei dati che oramai sono appalesati e sotto gli occhi di tutti. Parliamo ovviamente di un'azienda che nasce nel 1993 per lavorare certo una tipologia di rifiuti quanto possibile compatibile con la locazione dello stabilimento, poi nel tempo si è passato dai primi 7.000, dalle prime 7.000 tonnellate a 50.000 attuali e forse c'è la richiesta, anzi c'è la richiesta di ampliarli a 60.000. Capite benissimo, stiamo parlando di uno stabilimento all'interno di un paese, a 50 metri da un asilo, e questo inevitabilmente sta comportando una situazione di totale invivibilità da parte della popolazione, che si vede costantemente passare sopra la testa autorizzazioni che tendono ad ampliare costantemente le concessioni precedenti. Per cui, ricapitolando e concludendo, invito il Presidente Solinas a mettere immediatamente all'ordine del giorno questo nostro ordine del giorno e discuterne quindi nel primo consiglio utile, appunto entro i 20 giorni necessari. Allora, procedo come la correttezza vuole a leggere Però l'interrogazione ecco, con i tempi, velocemente. vicepresidente, siamo veramente fuori, quindi magari le chiedo Leggo di. velocemente. Emergenza odori sgradevoli a Calzolaro. In località Calzolaro di Umbertide è attiva da alcuni anni un'azienda di trasformazione di rifiuti organici e che tale attività di trasformazione sta creando seri problemi alla comunità presente nell'area, in quanto tale lavorazione genera fastidiosissime emissioni odorigene constatate anche da un monitoraggio dell'ARPA. Per
Precisato che trattasi della società Splendorini Molini Eco Partner, impegnata nella lavorazione di rifiuti speciali non tossici, considerato che l'ampliamento continuo delle autorizzazioni ha portato nel tempo i limiti di conferimento dei materiali da 7.000 a 50.000 tonnellate annue e che detti limiti potrebbero a breve addirittura arrivare a 60.000 tonnellate e che tale situazione sta generando gravissimi disagi alla popolazione mettendo in difficoltà anche alcune attività economiche della zona. Considerato inoltre che l'atteggiamento poco collaborativo e da volte poco tollerante da parte della suddetta impresa nei confronti degli abitanti di Calzolaro non aiuta a riportare la questione nell'alveo di una sana dialettica e di una ricerca congiunta di soluzioni, valutato che il palleggiamento di responsabilità tra vecchio sindaco e l'attuale amministrazione umbertidese e tra il PD umbertidese e quello di Città di Castello denota una profonda difficoltà di mediazione sia politica che amministrativa, mentre si continua a discutere a livello istituzionale e politico, le emissioni maleodoranti continuano ad infastidire gli abitanti della frazione. Tutto ciò premesso e considerato, ci interroga il Presidente della Giunta regionale per sapere quali iniziative intende adottare anche attraverso le competenti strutture dell'ente per risolvere il problema descritto in premessa che affligge la comunità di Calzolaro. Grazie Vicepresidente Guasticchi. Prego Assessore Cecchini. Ne avresti tre. No. Allora, raccolgo la proposta fatta dal consigliere Guasticchi, che mi pare di capire abbia proposto di affrontare poi in altra seduta l'ordine del giorno, la mozione. Questo presuppone anche tempi più lunghi a disposizione per rispondere ed entrare nel merito. Oggi mi limito, possibilmente nei tre minuti che ho a disposizione, ad affermare alcuni concetti anche per sia tranquillizzare i consiglieri ma soprattutto anche la popolazione di Calzolaro sull'iter che stiamo seguendo. Avete già detto e denota tutti che l'azienda nasce diversi anni fa con procedimenti e autorizzazioni completamente diversi rispetto all'attuale. Nasce credo come produzioni di farine prima e poi successivamente trasformate in farine animali. Successivamente l'azienda fa la scelta di trattare rifiuti e per questo mano a mano c'è stato bisogno di diverse autorizzazioni fino all'ultima del 2015 rilasciate dalla provincia di Perugia e come AUA del comune di Umbertide, che porta a 50.000 le tonnellate comprensivi anche di organico di qualità proveniente dalla raccolta differenziata. Un procedimento che da un punto di vista autorizzativo è tutto perfetto ed a posto, se non nel frattempo le competenze sono tornate e le funzioni in regione, quindi tutto quanto l'iter procedurale autorizzativo adesso sta in capo alla regione. E nel frattempo che cosa è successo? Che ARPA, attraverso il monitoraggio che ha fatto, ha rimesso una relazione agli uffici regionali dell'assessorato all'ambiente dichiarando appunto che nell'area del Calzolaro persiste un disturbo olfattivo conclamato, questo anche a suggello delle perplessità e delle richieste, delle sollecitazioni che i cittadini in diverse occasioni hanno portato avanti e hanno fatto. Questo appunto risulta anche dalla relazione di ARPA. Quindi la Regione ha ritenuto in prima battuta di dare delle prescrizioni alle aziende, ma per cercare di attuare e di avviare un iter che possa cercare di dare risoluzione al problema, ha aperto la conferenza di servizi, l'unica procedura che è in grado di entrare nel merito, tra l'altro non di un'unica autorizzazione ma delle due autorizzazioni che stanno in capo alla Splendorini dal momento che la provincia aveva agito non con un'autorizzazione unica ma appunto divise. L'iter della conferenza di servizi prevede appunto che ci siano i tempi che ci vogliono, nel senso che può darsi che la conferenza di servizi si chiuda alla prossima riunione, può darsi che ce ne voglia anche due o tre, perché il tema non è quello di far prima, il tema è quello di capire
Se è vero, come si risolve questo problema? Se è vero che dal punto di vista autorizzativo è tutto a posto, ma nel territorio c'è un cattivo odore non sopportabile, mal tollerabile dalla popolazione, evidentemente qualcosa che non funziona c'è. E su questo che dovrà la conferenza dei servizi, attraverso la presenza di ASL, ARPA, il comune interessato e quindi soggetti preposti a far maturare alla regione, agli uffici le scelte necessarie e appunto porterà, io credo, insomma l'auspicio è quello di poter eliminare gli odori attraverso che cosa, in quale modo, non compete alla Giunta, credo, entrare nel merito. Non escludo che ci possa essere la possibilità di ridimensionare i quantitativi, però è tutta una parte tecnica, procedurale, che credo gli uffici valuteranno assieme appunto alle autorità competenti preposte. Per quanto ci riguarda come Giunta, visto che in capo alla Giunta c'è la parte di programmazione, la parte di indirizzo, la parte poi di controllo, perché già Bassanini ha assegnato alla parte tecnica la competenza appunto della responsabilità delle procedure, per quanto ci riguarda monitoreremo e faremo in modo che appunto attraverso il rispetto delle procedure si possa risolvere il problema che solleva la popolazione di Calzolaro, dal momento che tra l'altro si tratta di un impianto che gestisce, come appunto dicevo prima, una parte ancorché di qualità che proviene dalla differenziata, una parte di rifiuti. E tra l'altro voglio anche ricordare, sono arrivata a 4 minuti, ma solo velocemente, che a rispetto di quello che ho visto scrivere, che ho visto dire, l'impianto di Splendorini è un impianto privato, non fa parte del piano della gestione dei rifiuti, né approvato nel 2009, né aggiornato con la delibera di giunta del 2015, perché il trattamento della parte organica di qualità è previsto in Umbria, era previsto Orvieto, Casone, quindi Foligno, Belladanza e Pietramelina. Si è complicata la situazione con l'interdittiva di ottobre 2015, se non erro, che ha impedito a Pietramelina di avviare i lavori per il revamping dell'impianto. La verità è che la Regione ha messo a disposizione di Foligno per Casone, di Belladanza per Città di Castello 6 milioni di euro appunto per ammodernare gli impianti e anche realizzare impianti che possano trattare appunto l'organico di qualità. Geseno è in conferenza di servizi per riaprire Pietramelina per un totale, mi pare, fino a 40.000 tonnellate, fino a 40.000 tonnellate di organico di qualità, e la conferenza di servizi mi pare che ha pochi altri dettagli da sciogliere per poter autorizzare. Questo per dire che laddove tutti rispettano il cronoprogramma e appunto danno seguito anche alle risorse che ha messo in campo la Regione, non c'è difficoltà per la gestione di questa materia. Tra l'altro, siccome organico di qualità proveniente dalla differenziata non ha bisogno di accordi interregionali, e quindi il trattamento dell'organico di qualità passa attraverso gli accordi aziendali. Qualsiasi società può fare un accordo con Splendorini, che sia di Città di Castello, di Terni o di fuori. No, questo è cronaca. O di fuori regione, questo per affermare che non è tanto il problema da dove arriva il rifiuto. Se è dal pubblico o se è da fuori regione, il tema evidentemente è l'autorizzazione, e il tema è quello di fare in modo, per favore, che gli abitanti del Calzolaro possano continuare a vivere la propria vita con una maggiore tranquillità. Allora, bene, grazie Assessore, prego per la replica. Sì, brevemente, intanto un chiarimento, visto che l'interrogazione è abbastanza datata, qualcosa è cambiato. Per esempio il Consiglio Comunale di Umbertide ha approvato una delibera consiliare molto, molto importante, molto significativa, per cui quel passaggio in cui dicevo che c'era uno scarico a barile, in realtà l'amministrazione comunale di Umbertide ha preso posizione in maniera netta e chiara. Per il resto, quello che si chiede da questa interrogazione, da questo ordine del giorno, è la velocità, la tempestività e soprattutto il non far cadere nel dimenticatoio questa azione di protesta civile, perché vorrei ribadire, il comitato è un comitato apolitico, un comitato che si è costituito spontaneamente,
e queste caratteristiche le sta mantenendo e quindi è un elemento di grande pacatezza e di grande intelligenza operativa. Quindi l'invito a tutti i colleghi affinché non cada la notte su questo importante tema e soprattutto consideriamo che parliamo di persone e non di semplici rifiuti da trattare. Grazie. Grazie. Andiamo avanti con l'oggetto numero 113, è un'interrogazione rivolta all'assessore Chianella da parte dei consiglieri Liberati e Carbonari. Ex FCU, lavori di raddoppio selettivo della tratta Ponte San Giovanni Perugia Sant'Anna, cause del mancato avvio dei lavori medesimi fin dal 2015 in contraddizione con varie promesse dell'esecutivo regionale precedente e di quello attuale e che ha avuto come tragico epilogo la chiusura dell'intera linea ferroviaria. Informazioni della Giunta regionale a riguardo. Prego, consigliera Carbonari. Grazie Presidente. Ci ritroviamo oggi quindi a sottoporre alla Giunta un'interrogazione che riguarda una parte un tratto di tutta l'intera Ferrovia Centrale Umbra. Come sappiamo tutti bene, questo è un giorno abbastanza triste per la nostra regione perché questa sera ci sarà l'ultimo viaggio della ferrovia, dopodiché l'unica cosa certa è che avremo un'interruzione, tutto il resto è incerto, diciamo così. Ed è incerto purtroppo il fatto che sia tutto diciamo così volatile deriva anche dalle considerazioni che farò in merito appunto a questa tratta che è la tratta Ponte San Giovanni Perugia Sant'Anna. Perché lo dico? Perché io ancora non c'ero, ma a gennaio 2015 si parlava già di questo avvio dei lavori, previsto in estate, dicevano a gennaio 2015, relativo appunto a questo tratto per l'elettrificazione della linea e per il raddoppio selettivo. Quindi già a gennaio 2015 si parlava dell'avvio dei lavori prima dell'estate. Parole, diciamo, in quell'anno parole. Se ne parlò ancora all'inizio del 2016, quindi ancora dicendo che ci sarebbe stata tutta quest'opera che si sarebbe a breve a giorni fermato e iniziati i lavori, fermata la ferrovia per iniziare questi lavori, o ancora nulla, si chiude, a un certo momento si arriva alla chiusura di questo, nel 2017 c'eravamo, arriviamo alla chiusura di questo tratto, si chiude il tratto per fare questi lavori. Allora, quello che ci avete raccontato, era stata fatta una gara, era stata assegnata 20 milioni di euro circa, 19 milioni e spicci. Parole dell'assessore è che i lavori dovevano durare circa 800 giorni, prevedevate di riaprirla anche prima degli 800 giorni e quindi che si doveva partire subito con i lavori. Era febbraio, sono passati 6 mesi, va bene? 7, 8, perché ancora ad oggi, a questa mattina, nessun lavoro per questa tratta è iniziato. Allora, sembrerebbe che, perlomeno come dichiarazione di maggio 2017, la Presidente Catiuscia Marini affermava che c'erano 6 milioni di euro che erano stati già trasferiti e quindi con quelli si poteva partire. Eravamo a maggio 2017. Ora siamo a settembre ed ancora, nonostante i 6 milioni trasferiti e gli altri che dovrebbero almeno essere a disposizione per fare questo lavoro, ancora nessuna opera è iniziata. E allora a questo punto noi vorremmo sapere il perché è stata chiusa la tratta, e questo probabilmente è chiaro a tutti, ovvero non erano state fatte le manutenzioni per tanti anni, per cui l'hanno dovuta chiudere per problemi di sicurezza. Però, chiusa la tratta, i lavori che avevate dichiarato di voler iniziare non sono partiti. I soldi, da vostre dichiarazioni, erano disponibili ed erano già stati trasferiti, almeno 6 milioni ad Umbria Mobilità, e non sono partiti. Quindi vorrei sapere il motivo per cui non sono partiti i lavori, che non sia perché non è stato firmato il contratto. Grazie. Prego, assessore. Allora, intanto Chianella, vorrei tranquillizzare la consigliera Carbonari che non sarà l'ultimo treno stasera, perché la FCU continuerà ad esistere e l'esercizio commerciale riprenderà una volta fatte gli interventi di ammodernamento e riqualificazione appunto programmati. Secondo, è necessario precisare che le procedure, diciamo così,
sottolineate o citate nella interpellanza sono state gestite dall'azienda Umbria Mobilità e non dalla Regione dell'Umbria, perché sennò si fa diciamo così confusione, come, siccome io ho letto attentamente la sua interpellanza, si fa confusione sulle diverse dichiarazioni che ci sono state sulle risorse derivanti dagli FSC, che sono appunto argomento in capo ad RFI, e le risorse impegnate invece nella gara in questione, che sono rinvenienti da un contratto di programma del 2001. Detto questo, la procedura della gestione della gara è iniziata nel febbraio 2015, è stata bandita la gara, ma è una gara che ha una sua complessità, come oggi hanno le gare di questa entità. E le norme che sovrintendono oggi alla gestione delle stesse gare, diciamo che quelli sono più o meno i tempi di gestione. C'è stata una prima preselezione e poi c'è stata la gara vera e propria, dove hanno partecipato 48 imprese. E quindi, considerando anche il numero di imprese e la complessità dei lavori, riteniamo che i tempi siano quelli giusti e che la gara, tra l'altro, sia stata fatta bene. Tanto è vero che in questa gara non ci sono stati ricorsi di sorta, considerando che di questi tempi i ricorsi sono una sorta di leitmotiv delle gare. A ottobre del 2016 c'è stata l'assegnazione definitiva, cioè il consiglio di amministrazione dell'azienda che ha sostanzialmente sancito tutte le fasi di gara. Dopo la chiusura del tratto Ponte San Giovanni Sant'Anna, che è avvenuta alla fine di febbraio del 2017, ci sono questi sì stati alcuni problemi per la reiscrizione dei fondi di bilancio, causa la ingestibilità spesso dettata dal decreto 118, che spesso appunto provoca problemi di gestione dei bilanci e utilizzazione delle stesse risorse. L'imminente poi cambio della governance, che è avvenuta nel mese di luglio della stessa azienda, ricordo che il 28 luglio è stato cambiato, quindi è stato sostanzialmente cancellato il consiglio di amministrazione e nominato l'amministratore unico, che ha accettato nei tempi previsti dalle norme, ha frenato sicuramente tale firma. Oggi ci sono tutte le condizioni per firmare il contratto e credo che l'attuale amministratore unico, alla fine di questa settimana, al più lungo l'inizio della prossima, firmerà il contratto. I lavori a base d'asta ammontano a 14 milioni di euro l'asta, ovviamente, come è stato detto, però hanno riguardato circa 19 milioni di euro, e riguardano l'elettrificazione, i raddoppi selettivi e le opere di manutenzione strutturale dell'armamento ferroviario. Verificheremo altresì, come è già stato detto in quest'Aula, la possibilità di abbattere, diciamo così, i tempi del cronoprogramma, che prevedono oggi 800 giorni. Riteniamo questa un'opera fondamentale che si sommerà a tutte le altre su cui stiamo lavorando. Grazie. Grazie, prego, consigliere Carbonari. Grazie. Dunque, ho sentito la sua risposta, devo dire che mi sembrano tante parole come quelle dette in tante occasioni, possiamo tappezzarci questa stanza di comunicati. Esiste una realtà al momento, esiste una realtà che quel tratto è stato chiuso per carenza di manutenzione e per problemi di sicurezza ed è stato chiuso a febbraio, ci sono anche cresciuti i pomodori, siamo a settembre. Ancora siamo lontani, forse, non lo so, lo vedremo poi quando inizieranno i lavori, quindi ancora siamo lontani. Quindi penso che ormai dovreste cambiare forse registro, parlare più con i fatti che con i comunicati stampa, perché ad oggi quello che si registra è il disservizio per le persone, per gli utenti, per i pendolari, per le persone anche che rimangono a piedi. Perché ci sono gli autobus che caricano le persone per portarle su da Terni e le persone, una volta riempito l'autobus, quelli che non c'entrano rimangono lì. Questa è la storia. Neanche è stato organizzato bene il servizio, quindi ribadisco, vedremo, ma a mio parere sono tante belle parole a cui purtroppo non ci sono dei riscontri nei fatti. Grazie.